Assessore Castiglione, la tutela dell'ambiente può essere una risorsa e soprattutto un'occasione di sviluppo del territorio? Assolutamente sì, la tutela dell'ambiente è intesa come elemento sistemico delle attività imprenditoriali, è un punto di forza delle nostre aziende. Tant'è che ad esempio nei nostri bandi comunitari, che stiamo cercando di ottimizzare al massimo le risorse comunitarie, abbiamo previsto dei punteggi aggiuntivi per chi investe sull'eco-innovazione. Ecco, l'eco-innovazione deve essere qualcosa non perché va di moda, ma l'eco-innovazione deve essere vista e intesa come qualcosa che va a valorizzare la qualità dei nostri beni e dei nostri servizi, che riescono a mantenere il mercato estero molto meglio che non il mercato interno poi per la crisi. L'economia la si sviluppa meglio e la si radica sul territorio se abbraccia di più l'economia del benessere, cioè il far star bene il nostro territorio. L'economia industriale, ancora di più, se si amalgama in base a quelle che sono le vocazioni territoriali, riusciamo a dare un valore aggiunto e riusciamo meglio ad utilizzare le risorse comunitarie. I poli di innovazione vanno in questa direzione. I poli di innovazione più attenti allo sviluppo territoriale, quale può essere il polo dell'agroindustria, il polo dell'energia, ma anche i poli tecnologicamente più avanzati come l'ICT, o come l'automotive, hanno al loro interno delle realtà e dei progetti eco-innovativi di ricerca molto molto avanzati. Quindi non anteporre quindi l'ideologia, gli ideologismi o, come si è detto prima, le bandiere del territorio o colorate di qualsiasi colore vogliono essere, bensì gli interessi del territorio e di chi lo vive. Assessore Giuliante, un confronto sulla green economy, ecco, come si può conciliare ambiente e prevenzione? Non si debbono conciliare, spesso e volentieri l'ambiente è prevenzione. Si è detto una zona oggetto di forestazione diventa dirimente rispetto alle possibilità che in quella zona ci sia dissesto idrogeologico. C'è un abbattimento del CO2 che pure delle leggi e la sottoscrizione di protocolli per quello che ci riguarda impongono, altrimenti ci sono delle multe, e quindi lavorare sull'ambiente, su tutta una serie di segmenti, significa in un modo o nell'altro creare anche le condizioni perché migliori la vita e si faccia prevenzione su tutta una serie di segmenti. In Abruzzo, diciamo, com'è la situazione, insomma, al di là di quello che è capitato all'Aquila sul fronte della, diciamo, della prevenzione? Ma se stiamo parlando di un'ipotesi di una calamità, diciamo che l'Abruzzo è un po' lo specchio dell'Italia. Fino a quando non accadono calamità, i problemi sembrano riguardare sempre altro da noi. È evidente che è necessario applicare le leggi che pure ci sono da 10 anni a questa parte, e il paradosso Abruzzo è che ancora non vengono applicate sul rischio sismico, e contestualmente cercare, per quello che riguarda il futuro, di ricostruire secondo parametri che alla fine diano maggiore sicurezza ai territori e ai cittadini. Stiamo vivendo una stagione difficile perché la crisi economica complessiva riverbera anche su quella che in passato era la capacità dello Stato di rispondere attraverso, per esempio, dei fondi sulle calamità, che adesso non ci sono più, e quindi bisogna ingegnarsi e trovare delle soluzioni anche a questo tipo di discorso.